Tutti quelli che stanno seguendo la saga tech più complessa del 2022 aspettavano questo tweet. Il 19 dicembre Elon Musk ha pubblicato un sondaggio in cui chiedeva agli utenti se fosse arrivato il momento di dimettersi dalla guida di Twitter. Con oltre 17,5 milioni di voti, il pubblico aveva deciso abbastanza chiaramente per il sì. Quando il tempo definito per il sondaggio è scaduto, l'autoproclamato Techno King non ha risposto subito. Intanto, nella Silicon Valley si rincorrevano voci che parlavano di un Musk intento a cercare un nuovo CEO. Ora è arrivato l'annuncio. Mi dimetterò da CEO non appena troverò qualcuno così folle da accettare il lavoro, dopodiché gestirò soli team software e server. Certo, Musk non ha fissato un momento per chiudere la sua parabola alla guida di Twitter e vincolando questa scelta alla ricerca di qualcuno così folle da accettare il lavoro, potrebbero volerci ancora settimane prima dell'effettivo ritiro. Fin dall'acquisto del social network, Musk aveva chiarito che non sarebbe rimasto CEO di Twitter a lungo. Il 14 novembre era apparso al G20 di Bali con una video call dai tratti discretamente mistici. La sua testa era avvolta dalle tenebre, con giusto una luce rossa per illuminarlo. Qui aveva detto: "Troppo lavoro da fare, questo è certo. Lavoro dalla mattina alla sera, 7 giorni su 7. Starei attento a ciò che si desidera. Non sono sicuro di quante persone vorrebbero essere me. Forse vorrebbero essere ciò che immaginano voglia dire essere me, ma questo non corrisponde alla realtà.